Congresso nazionale, Wisp a Montesilvano, sul palco il ministro dell'istruzione Fedeli e il presidente del CONI Malagò preoccupato per la spaccatura in Lega Calcio. Il 18° congresso nazionale della Wisp che si sta svolgendo a Montesilvano, ieri gli interventi del ministro dell'istruzione Fedeli e del presidente del CONI Malagò che hanno toccato varie tematiche. Vediamo tutto con Ciro Venerato. 18° congresso nazionale della Wisp a Montesilvano, 334 delegati affiliati ad un movimento che conta quasi 1,5 milioni di iscritti. Una 2 giorni dedicata soprattutto agli ultimi, lo sport è di tutti. Non a caso il tema dominante è dedicato alle periferie, come sottolinea il presidente nazionale Vincenzo Manco. La nostra attività è a disposizione di tutte le persone che non riescono per motivi economici, per diseguaglianze anche di territorio, per diseguaglianze sociali, per mettersi un'attività sportiva. Il congresso ha ospitato il ministro dell'istruzione Fedeli. Lo sport di tutti i tipi deve essere uno sport aperto in modo pari tra donne e uomini, tra ragazzi e ragazze. Non può essere che nelle scuole facilmente indirizziamo le ragazze alla pallacanestro, per far capire, o alla pallavolo meglio ancora, e i ragazzi invece a fare calcio. Anche le ragazze che vogliono fare calcio devono poter fare calcio. Il presidente del CONI Malagò spende belle parole per Zeman e dice la sua sulla spaccatura in Lega Calcio, grandi contro piccole, sul tavolo la spartizione dei diritti TV. Mi sembra che ci sia una bella spaccatura, in parte sullo statuto, in parte sulle dinamiche della ripartizione dei diritti. Mi auguro che non si debba arrivare che la federazione trovi una superiore, una soluzione che non sia all'interno dell'assemblea, che sarebbe la cosa più ovvia, però insomma è un mondo che sappiamo che ha visioni o poche condivisioni, però insomma noi siamo spettatori.